Pancake Towers, yes. 3, 2, 1. Buongiorno, oggi colazione all'alba perché sono le 5:20 e oggi è il giorno del trasloco. Allora, innanzitutto, primo, per colazione overnight porridge, praticamente è una delle colazioni più pratiche, facili e veloci perché la base si prepara la sera prima e la mattina devo soltanto tagliare un po' di frutta fresca, aggiungere della frutta secca ed è pronto. Praticamente la sera prima in una ciotola mescolo lo yogurt greco con del latte, io utilizzo del latte vegetale di soia o a volte me lo faccio anch'io di mandorla, con dei semi di chia e l'avena. Mescolo tutto, amalgamo bene, metto un piatto per coprire e metto in frigo. Durante la notte i semi di chia e l'avena assorbono i liquidi, si espandono e diventano praticamente, adesso io l'ho già tutto farcito, ma diventano di consistenza molto solida. La mattina quando mi sveglio apro il frigo, tiro fuori, taglio un po' di frutta fresca, in questo caso il kiwi, e aggiungo i miei toppings. Di frutta secca, in questo caso ho messo del cocco in scaglie già tostato, dei semi di canapa, adoro, e un mix di frutta secca tutto maciullato a granella per il crunch. Basta, colazione pronta in 30 secondi. Questa mattina, come vi dicevo, è il giorno del trasloco. Noi riusciamo a intercettare gli attuali inquilini alle 8:15, quindi abbiamo pensato di andare prima dalla Vale, che ha la nostra macchina nel suo box, prendere la macchina, tornare qui, caricarla e riuscire a fare il primo giro di pacchi già alle 8 del mattino. Questo è l'obiettivo. Quindi, ora colazione e che l'avventura abbia inizio. Allora, la situazione stamattina è così, l'ingresso è irriconoscibile, questi sono tutti sacchi, pacchi, eccetera, anche scatole aperte perché a un certo punto non riusciamo più a chiudere, quindi abbiamo detto, boh, basta, tutto, e poi ragazzi, qui è tutto vuoto. No. Poi, qui scatole, è casino, questo però è un sacco con solo dei fogli, quelli lì da imballaggio, queste scatole, lì altro casino ma sempre solo imballaggio, l'aiutante, tipica, altre scatole, bagno praticamente vuoto, si mette tutto dentro quella scatola ed è a posto, dobbiamo ricordarci queste ultime cose. Comunque sarà fatto praticamente tutto all'ultimo. Trasloco continua, siamo al terzo giro, praticamente abbiamo svuotato casa, quasi, non è vero, per nulla. Ogni volta che ritorno in casa dico ok, ora vuota, invece no. E stiamo riempiendo quella nuova. È un gioco di Tetris e sinceramente ci stiamo divertendo da morire. Vabbè, l'unico sbatti è il fatto di dover portare su e giù i pacchi e far fatica. Però poi per il resto è divertente, no? Sì. Dai! Jim, è il tuo primo trasloco, vero e proprio, vero? Primo vero e proprio. E allora? Ancora un pischelleino. confronto a te. Punto. Vorresti godertelo di più. Scusate, ma non vi ho fatto vedere la parte più bella. Abbiamo le chiavi! Ovviamente, essendo il terzo giro, avendo quasi già riempito casa di là. Prova. Cavo. Eh sì. Ragazzi, qui io non vedo la fine, ma c'è sempre una certezza, sappiatelo. Allora, sei felice di cambiare casa? Sì. Adesso dormi qui
domani dormi lì. E tu? Non ti accorgerai di nulla, vero? No. Dobbiamo immortalare l'ultima cena in questa casa. Pizza super meritata, perché oggi siamo stati dei draghi, non ci siamo fermati un secondo, abbiamo mangiato, io ho mangiato tipo in piedi, camminando, passavo, mangiavo, tiravo su un boccone, e Jimmy ha fatto una revisione oggi in giornata. Oddio. Vuoi dare un consiglio? Non fa l'architettura. Ah. Cibo a mano. Sei? Sì. Dove vai? Amore, ma dove scappi? Ma dove cavolo? Ma perché vai in bagno? Luna, ma scusa, ma sei in una nuova casa e vai in doccia? Luna, ma perché vai in doccia? Amore! Eh? Eh sì, è una nuova casa! Eh sì! È tipo la quarta o la quinta casa per te, amore. Anche tu hai fatto tanti traslochi. Vai, vai ad esplorare. Camera da letto. Quanti posti. Ti piace? Tac, sotto il letto. Bello polveroso. No, è vero. Bene ragazzi, allora anche l'avventura in questa buia casa si può dichiarare terminata. Abbiamo svuotato tutto e pulito tutto. Ammetto che c'è stato qualche momento in cui ho veramente titubato della possibilità di riuscire, ma ce l'abbiamo fatta. Casa è stata svuotata, l'altra è stata rimpinguita e non ci si gira, ma tra poco la vedrete. Comunque godetevi questa ultima... la Jimmy, la mongolfiera! Vabbè, la regaliamo. Casa completamente ordinata, si potrebbe dire. Mai stata così ordinata. No, mai. Tutte le belle avventure finiscono, ma ne iniziano di nuove. Questa volta. Questa volta. Insieme! Togli la mascherina. Togli la mascherina. Si respira. L'abbiamo fatta! Ah, in mezzo a questo casino abbiamo trovato il nostro ristorantino gourmet, là. Primo pranzo nella casa nuova, in mezzo alla confusione. L'unica cosa che non prevede cottura, perché non abbiamo ancora pulito il forno, i fornelli, eccetera, quindi tartar con le poche cose che siamo riusciti a trovare. Questi sono degli anacardi tostati e salati e con l'aggiunta di spezie, quindi sono ottimi tipo per l'aperitivo, da sgranocchiare eccetera, e sono anche l'unica cosa che abbiamo trovato insieme alle patatine. Ma lo vedete com'è luminosa questa casa? Buongiorno! Prima colazione nella nuova casa, nella nuova cucina che è ancora tutta da sistemare. Pancake, perché sono riuscita a trovare la padella dei pancake. Avevo la roba a disposizione e ho detto, ma sì! È qualche giorno che mi faccio la yogurt bowl, ma ho veramente voglia di pancake. Quindi testiamo anche le nuove angolazioni di questa casa, tutto nuovo. Pancake alle fragole che mi ha portato ieri l'orto di Barbieri. Guardate questa fragola mia. Cioè, questo mi ricorda quando andavo a raccogliere le fragole nell'orto con mio nonno. Lui aveva queste mini fragoline e praticamente andavamo a raccoglierle insieme, ma il mio cestino era sempre vuoto perché le mangiavo subito.
come salsina topping metto il mio amato yogurt di soia, che tra parentesi ieri era in sconto all'Esselunga. Ora una piccola armata. No, questo è un suicidio. Facciamo due, vai. Praticamente mescolo a delle fragole che ho già tagliato, che tra parentesi sono troppo buone queste fragole. Non ho mai assaggiato le fragole così buone. Dello yogurt di soia. Le maciullo un po' per fargli rilasciare il gusto nello yogurt. Ho fatto lo yogurt alle fragole. Ah, buono, metterlo fra gli strati. Ah, slalom fra i pacchi, tavolino. Sempre il solito. Voilà! Che bellini! Non male come prima colazione qua, eh? Yes! Mercoledì 3 giugno, dopo praticamente 3 mesi, sono tornata per la prima volta in palestra. Allora, com'è stato? Sinceramente è stato molto normale. Ci sono delle norme, delle regole da rispettare, tra cui tenere assolutamente la mascherina quando ci si sposta da un attrezzo all'altro. Non c'è l'obbligo di tenerla mentre si sta eseguendo l'esercizio, perché sennò veramente non si respira, però ammetto che io ogni tanto me la sono dimenticata e vabbè, ok. Bisogna igienizzare gli attrezzi che si utilizzano e igienizzarsi le mani il più possibile. Io ne ho usato talmente tanto che tra le pulizie che sto facendo con l'igienizzante alla palestra, ho le dita distrutte. Poi è preferibile arrivare vestiti già da allenamento, cambiarsi solo le scarpe, ma per il resto vi dirò. Penso che ancora la gente sia un po' titubante e quindi non c'era tantissima gente e si riusciva a stare ben distanti. Quindi assolutamente ritornerò con tranquillità. McFit dà l'opportunità di controllare online il traffico che c'è nella palestra, quindi prima di andare controllo e poi vado, si può anche prenotare, insomma, vabbè, fattibile. Comunque la sensazione di ritorno è stata bellissima, cioè sono corsa a fare squat, non ho caricato tanto perché ovviamente dopo 3 mesi di un allenamento diverso, non è che sono stata ferma, quindi di un allenamento diverso tornare e pensare di riuscire a fare gli stessi carichi dell'ultima volta è da matti e mi farei soltanto che male. Quindi oggi non è che ho fatto proprio un allenamento ben strutturato e pensato, sembravo un po' una bambina al parco giochi perché prima ho fatto squat, poi ho visto la lat e non trazionavo da tantissimo e quindi sono corsa a fare la lat, poi ho voluto fare un po' di spalle, bicipiti, insomma mi sono un po' divertita e goduta l'ambiente, che mi è mancato tantissimo, cioè proprio il fatto di spingere un carico, che bello. Mi era mancato, sì, mi era mancato tantissimo. Potevo andare avanti ancora senza? Certo, mi sono adattata, mi è piaciuto, anzi mi piace fare allenamento a corpo libero, è una cosa che ho sempre integrato nei miei allenamenti e che continuerò ad integrare, solo che a me piace fare entrambi. Mi piace in realtà iniziare l'allenamento in sala con i carichi pesanti e poi passare al corpo libero, insomma, un po' un po'. In questo periodo ho avuto solo da una parte, ora voglio entrambi, voglio tutto. Allora, è passato qualche giorno da quando siamo entrati in casa, la situazione qui è ancora molto incasinata, ma volevo concludere in ogni caso questo video perché poi passerò subito al prossimo vlog, in quanto noi oggi, che è venerdì, lasciamo casa, un casino. E andiamo, visto che sono state aperte le frontiere, a Prato, perché lunedì, finalmente, Jimmy si laurea. Ieri ha consegnato liberazione, ancora non ho realizzato, però veramente io ho tantissimo.
tantissima ammirazione per questo ragazzo, perché ha fatto delle nottate insonni per 3 mesi, cioè la sua quarantena l'ha passata attaccata a un computer 24 ore su 24, e io, cioè, ve lo giuro, io andavo a letto la sera, lui si prendeva un caffè e continuavo a lavorare, io mi svegliavo la mattina presto alle 6 e io lo trovavo lì, facevamo colazione insieme, lui andava a letto a riposare un'ora, 2 ore, cioè avrà dormito veramente in media 1-2 ore alla notte. Quindi tanto di cappello a Jimmy e a tutti i laureandi che si stanno laureando in questo periodo a distanza. So che non è il massimo, infatti non so come sarà la sua laurea, proclamazione, e mi dispiace perché comunque dopo tanti anni di studio, impegno e sbatti, il momento della laurea è un po' il momento della festa, ma comunque l'importante è che ci siamo noi, la sua famiglia, eccetera, e infatti scendiamo giù. Poi torneremo su e continueremo a sistemare casa, anzi si dedicherà a lui perché ho fatto praticamente tutto il trasloco da sola, mi è aiutato mezza giornata con la revisione in mezzo, quindi vabbè. E nulla, sono tanto felice, vi racconterò nei prossimi video, quando avrò organizzato un po' meglio casa. Sì, tra parentesi, sono anche andata a farmi le unghie ieri, finalmente ho fatto anche i baffetti, ragazzi, oh, mi sento umana. Comunque, ho deciso che uno dei prossimi video sarà dedicato interamente alla casa, rispondendo alle vostre domande sul perché abbiamo traslocato, per cosa non ci piaceva di quella, cosa ci è piaciuto di questa, quali erano i pro e contro di quella e i pro e contro di questa. E inoltre vi mostrerò, si spera, come avrò sfruttato nel modo più efficace ed efficiente possibile il minor spazio che ho in questa casa. Speriamo di riuscirci, ma ho delle idee, sia per la dispensa che per gli armadi e tutto. Insomma, sarà un video molto interessante per chi è una fanatica dell'organizzazione come me. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è stato il nostro quarto trasloco insieme. Padova-Piacenza, Piacenza-Padova, Padova-Milano 1 e ora Milano 2. Sì, il quarto trasloco in 5 anni. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Per me è stato bellissimo farlo perché so che ritornerò un giorno a guardarlo e con Jimmy ricorderemo i disagi che abbiamo avuto entrando e facendo il trasloco. E insomma, sono dei bei ricordi, soprattutto per noi. Quindi spero di avervi un pochino coinvolto, fatto sorridere e divertito un pochino. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Il prossimo video sarà la laurea di Jimmy dopo 7 anni. Sì. Ah, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao ciao.